I giudici cosa fanno? Se il Parlamento decide che vuole meno gente in carcere, i giudici applicano quello che dice il Parlamento, è logico, quindi in realtà tutti fanno il Ponzio Pilato con un risultato finale, i delinquenti a casa a guardarsi la tele o a evadere dalle proprie abitazioni perché gli extracomunitari, secondo lei, ma che cosa gliene frega di rispettare la legge che non ha niente da perdere? E dove sono la polizia e i carabinieri che possono andarli a controllare? Se fossimo stati noi al governo sicuramente non avremmo mai adottato un provvedimento simile, perché siamo convinti delle nostre posizioni. Per noi chi sbaglia è giusto che paghi e non credo che, come afferma la collega del PD, si possa delegare un giudice di decidere se chi ha commesso dei reati, in particolare di stalking. Ritornando al provvedimento, invece bisogna stare attenti perché questo provvedimento riguarda anche i recidivi, dunque chi ha già avuto una condanna che può chiedere ancora, dopo che ha reiterato di nuovo il reato, di poter andare a essere messo alla prova e dunque di scontare la pena in maniera alternativa. Questo percorso, secondo me, è un po' troppo, diciamo così, lasciato con certa leggerezza proprio dalle donne. E voglio ricordare, se a decidere sarà quel giudice che quella volta ha detto che quella signora, siccome aveva i jeans, e allora la violenza non poteva essere fatta, la famosa sentenza dei jeans contro con la donna, se vi sta bene, se vi va bene che quel giudice abbia quella discrezionalità là. A me sembra assurdo che in quest'Aula venga proposta come momento di estrema civiltà quando si mandano a casa persone condannate per pornografia minorile, violenza privata, stalking, furto, prostituzione minorile. Beh, a me non sembra che sia un passaggio verso la civiltà, ma verso la totale anarchia, dove purtroppo le vittime non vedono più tutelati i loro diritti e la giusta richiesta di giustizia che chiedono al pubblico e allo Stato. Lo stalking è un reato che non è che è compiuto solo esclusivamente da persone che si appostano sotto casa di qualcuno per cercare di turbare la vita quotidiana, ma può essere fatto anche attraverso telefonate o altre cose. Allora è chiaro che se uno viene messo ai domiciliari, continua, così come citava il nostro collega Attaguil, ci sono realtà all'interno di questo paese dove proprio chi è ai domiciliari viene utilizzato dalla criminalità organizzata per poter compiere altri reati odiosi o fare in qualche modo da manovalanza. Da parte nostra non c'è un atteggiamento ipocrita e soprattutto non c'è e non ci può essere un atteggiamento ipocrita da parte di chi, come la Lega, da sempre e con estrema coerenza sostiene questo tipo di battaglie politiche, sostiene che il problema del sovraffollamento delle carceri è un problema, sostiene che le misure che sono state adottate, quantomeno dal 2006 in poi, sono stati provvedimenti tampone, sono stati dei provvedimenti occasionali, sono stati dei provvedimenti che, proprio perché ancora oggi ne stiamo dibattendo, non hanno prodotto risultati. In questi provvedimenti, nel disegno di legge Costa-Ferranti, nel decreto legge del governo, non vi è nulla di sistematico, non vi è nulla di organico. E quindi se noi crediamo, pensate, e soprattutto se voi pensate di poter continuare ad affrontare questa emergenza attraverso dei provvedimenti di urgenza, noi ci troveremo tra qualche settimana, magari tra qualche settimana no, tra qualche mese, a dover rivelare qual è il vero viatico rispetto al quale questi provvedimenti tampone ci vogliono portare, ovvero portare nell'ala del Parlamento una proposta di legge sull'amnistia.